Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079-280698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079-271280. Stanziato dalla Giunta regionale per l'ammodernamento del reparto cardiologia del Santissima Annunziata di Sassari, un finanziamento di 16 milioni di euro. Con la ristrutturazione completa delle due sale di emodinamica del reparto di cardiologia dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari e l'acquisizione di nuove apparecchiature tecnologicamente più innovative e performanti, la Regione Sardegna, con uno stanziamento complessivo di 16 milioni di euro, ha dato avvio ad una serie di interventi strutturali che consentiranno nel breve termine un completo ammodernamento del reparto. Lo dichiara Ignazio Manca, consigliere regionale della Lega. Questi investimenti, sottolinea Manca, rafforzeranno ulteriormente i servizi sanitari, adeguandoli alle necessità dei cittadini. Un intervento che conferma la massima attenzione e sensibilità del presidente della Giunta regionale, Cristian Solinas, e dell'assessore alla sanità, Mario Nieddu, al territorio della provincia di Sassari e del Nord Sardegna. 70 associazioni di volontariato sarde chiedono le dimissioni del neo assessore alla sanità della Regione Lombardia, Letizia Moratti, per la sua richiesta di dosi di vaccini in base al PIL della popolazione. La sanità si cura, questa è la sigla che riunisce pazienti, operatori, volontari, rete delle donne e che definisce vergognoso legare la distribuzione dei vaccini in base alla redditività degli individui. In un comunicato inviato alla stampa La Rete, la Sanità Sicura ricorda che con queste dichiarazioni viene calpestata la Costituzione italiana che all'articolo 32 garantisce l'accesso alle cure paritario di tutti, cittadine e cittadini italiani. Porre gli interessi della propria regione sopra quelli generali, oltre l'equità e l'uguaglianza, ricorda l'etica del superuomo che non si può accettare in un esponente delle istituzioni che giura sulla Costituzione italiana. La sanità sicura intende denunciare e agire nelle situazioni in cui è impedito l'accesso alle cure nella sanità pubblica a tutti. Il vaccino anti-Covid non è obbligatorio, ma in base all'articolo 32 della Costituzione il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro, una volta chiamato dal Servizio Sanitario Nazionale, se si è sottoposto alla vaccinazione. Chi rifiuta l'inoculazione dovrà fornire adeguata documentazione medica, non sono ritenute valide le motivazioni ideologiche. Il datore di lavoro dovrà quindi valutare se quel lavoratore può essere adibito a mansioni e luoghi in cui non può essere esposto al contagio. In caso contrario potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro. Il vaccino, pur non essendo obbligatorio, lo diventa per appartenere a determinate categorie, come quelle che operano nel campo della sanità, ma anche nella grande distribuzione e nel settore turistico, non appena si potrà riprendere la normale circolazione grazie all'immunità di gregge che potrà essere garantita solo dopo una vaccinazione di massa. Per quanto riguarda i datori di lavoro e la possibilità che possano licenziare i lavoratori che senza motivazione medica rifiutino la vaccinazione, questi possono rivalersi anche sull'articolo 2087 del Codice Civile, secondo il quale si obbliga gli imprenditori a tutelare i dipendenti e collaboratori sia per ciò che attiene la salute, sia per quanto attiene la sicurezza nei luoghi di lavoro. L'amministratore ha dunque l'obbligo giuridico di impedire che chi entra in contatto con l'ambiente lavorativo possa contrarre il Covid. Alta tensione ieri nel Consiglio Comunale di Sassari. Rivolta al sindaco Campos da parte del consigliere Lello Pano, esponente di Italia in Comune, una parolaccia inequivocabile. Vai a fan... L'insulto giunge al termine di un botta e risposta sulla mozione di Daniele Deiana in merito al comparto Orica. Chiesti infatti dall'esponente di Fratelli d'Italia aiuti per il settore della ristorazione, con un dispositivo che, a parere di Pano, ricalcava il suo, presentato un mese e mezzo prima, ma bocciato da primo cittadino. Stavolta però l'intervento passa, seppur trasformato in ordine del giorno, e limitato alla proroga per l'uso degli spazi pubblici. Il consigliere di minoranza, contrariato, non partecipa alla votazione. Voglio ricordare a tutti, compreso il sindaco, che la coerenza è una cosa molto molto importante e molto seria, soprattutto in politica. Grazie.
Il sindaco, ribattendo, trova a suo dire ingiustificata la presunta tendenza di Panu a dare lezioni. Come si dice, chi sa fa e chi non sa insegna, e se vuole insegnare anche a me politica e coerenza, sono pronto a pendere dalle sue labbra. La risposta del leader civico genera l'ingiuria di Panu, che poi chiede subito scusa a tutti, ma non può evitare la condanna di tutti i colleghi e di finire sotto la lente di Maurilio Murru, presidente del Consiglio Comunale, che annuncia a fine lavori di voler valutare le conseguenze dell'esploit ingiurioso. Proteggetevi dal Covid-19. Da Sidernet, mascherine certificate, chirurgiche a 20 centesimi, FFP2 da 75 centesimi e FFP3 da 1,50 euro. Ossimetro digitale da 19,90 euro. Termoscanner da 23,90 euro. Sidernet è a Sassari, in zona industriale Preddanietta. Telefono 079 30 27 030. Qui troverete tutti i presidi per la protezione individuale e la sanificazione, con distribuzione in tutta la Sardegna. Generali, partner di vita. Sidernet. Pellet certificato in sacchi da 15 kg a 4,29 euro. Riscaldarsi costa meno e non fai fatica. L'ente popolare non ha fatto mai niente qua, una volta solo in 44 anni che ci siamo, e non ha fatto bene, ha fatto più danni. Guardi come siamo qua. Sindaco, venga a guardare in che condizioni siamo. 43 anni, un intervento solo è stato fatto in questo rione. Siamo abbandonati. Sono emblematiche le parole della signora di Santa Maria di Pisa, quartiere di Sassari da anni abbandonata a se stesso, in compagnia di altri quartieri del resto, come l'attiguo quartiere di Latte Dolce. Buche, degrado, sporcizia, mancanza di servizi la fanno da padrone. Un malessere che parte da lontano, ma che si è ulteriormente acuito negli ultimi anni. I cittadini confidavano molto nell'intervento della nuova amministrazione comunale, ma dopo oltre un anno e mezzo nulla è cambiato. In queste condizioni si solleva la protesta popolare, anche sui social. Il gruppo Facebook Segnala Latte Dolce e Santa Maria di Pisa ha già raggiunto quasi 1500 iscritti in pochi giorni e sta diventando il punto di riferimento e di ritrovo di molti. Sotto accusa non è soltanto il comune, ma anche Area, ex IACP, che gestisce le tantissime abitazioni popolari presenti nel quartiere. Crollano pezzi di intonaco, i pilastri in cemento armato presentano i segni di decenni senza manutenzione. La signora Tiziana Marras è praticamente prigioniera in casa. La sua veranda al quinto piano è impraticabile e potrebbe crollare. Lei la vorrebbe anche aggiustare. Io qui non potrei io manco uscire, perché a me mi hanno detto anche i vigili del fuoco, ma purtroppo io, avendo un bambino in casa, devo stendere, devo anche fare le mie esigenze, devo vivere qui, e quindi io devo uscire. Poi io spero, siccome io ho anche contattato anche l'Area tante di quelle volte, e 3 settimane fa li ho contattati tramite il cellulare, mi hanno di nuovo segnalato, ma non si è visto nessuno. A chi mi devo rivolgere? Mi dite voi, perché alla fin fine io adesso, se non intervengono diversamente, parto con le denunce, perché adesso mi sono davvero rotta le scatole. Due anziane signore, per risolvere i problemi, si rivolgono altrove. In questo quartiere non ci protegge nessuno, solo lei ci può proteggere. Perché partiti non esistono. Caniga dimenticata, lo denunciano i suoi abitanti, più di 4.000 anime afflitte da problemi molto terreni. Tra i tanti il parco della circoscrizione, curato fino a 19 mesi fa dall'associazione San Domenico e ora terra di nessuno. Il comune nega l'accesso ai volontari, così scrive, per incompatibilità di obiettivi. Nell'area solo la biblioteca resta aperta, anagrafe e ambulatorio hanno chiuso 6 anni fa. L'unica oasi è il parco giochi, dove però a pochi metri i bambini rischiano l'incolumità per un muro pericolante. Il posto è pericoloso per i bambini e anche per gli adulti, perché se cade sulla strada, come era successo qualche tempo fa. Situazione al limite anche per i pini a rischio caduta, i muretti distrutti, i quadri elettrici scoperti e la spazzatura che deborda, talvolta raccolta, certo, anche se spesso su segnalazione delle madri dei circa 160 alunni di elementari e materne di Caniga.
Ma non possiamo essere noi ogni settimana a dover mandare le foto con i cestini pieni e far vedere che comunque sono da cambiare. Dovrebbe essere una cosa che va in automatico. E certo, in automatico viaggiano a grande velocità le macchine sulla via d'uscita, chiesti invano da 2007 i dissuasori un attraversamento pedonale. Per farli forse aspettano, ci confida un abitante, che avvenga una tragedia. Intanto bastano poche piogge perché la rete viaria si allaghi e i tombini si intasino. Problematiche antiche e nuove, insomma, che nessuna amministrazione, nonostante le molte promesse, riesce a risolvere, mentre monta la protesta degli abitanti e anche lo sconforto. È un degrado completo. Lavoratori del settore raccolta rifiuti urbani sul piede di guerra. Scende in campo la segreteria territoriale funzione pubblica della CGIL e annuncia lo sciopero in caso di mancata convocazione dei sindacati entro 5 giorni a partire da oggi. Da parte delle aziende appaltatrici Ambiente Italia, Gesenu e Formula Ambiente, oppure del sindaco o di un suo delegato. La misura è colma per il delegato generale della funzione pubblica CGIL di Sassari, Paolo De Tori, che ci illustra le istanze dei lavoratori. La situazione nel cantiere dell'igiene ambientale del comune di Sassari si fa sempre più grave. C'è una disorganizzazione organizzata da parte delle 3 aziende che dovrebbero gestire insieme il servizio, pur avendo diviso il personale. Continue violazioni del contratto nazionale di lavoro e degli accordi normativi di secondo livello sul godimento delle ferie, dei permessi, sull'assegnazione dei nuovi servizi. Una situazione che tutti gli operatori sentiti in videoconferenza e con gli strumenti che ci sono consentiti durante questa epidemia da Covid-19 hanno definito intollerabile, chiedendo a gran voce lo sciopero. Non è possibile che le persone vengano messe in ferie oggi per domani, magari le stesse persone alle quali è stata rifiutata la domanda di ferie, oppure che vengano, come è successo ieri sera per stamane, richiamate al lavoro da un responsabile e poi mandate via alle 2 del mattino, rimandate a casa da un altro responsabile. Ora basta, se le aziende non metteranno un freno sarà sciopero.